Dopo l'incendio doloso che due giorni fa ha distrutto un banco pieno di libri, quaderni e cartellette e danneggiato l'aula che ospita la classe quinta C della scuola media Marco Pacuvio di Brindisi, con il propagarsi del fumo che ha reso inagibile la struttura scolastica proibendo il normale svolgimento delle lezioni per due giorni, questa mattina, proprio in concomitanza con l'orario di entrata a scuola davanti al plesso scolastico appartenente all'istituto comprensivo Santa Chiara, alunni con cartelloni colorati alla mano insieme a genitori, insegnanti, l'assessore all'organizzazione scolastica Maria Greco e la dirigente scolastica Elvira Darò hanno dato vita ad un flash mob di protesta per dire no al vandalismo e urlare ad alta voce lo slogan «Noi non abbiamo paura», rivendicando il proprio diritto allo studio che non potrà avvenire in una scuola chiusa ancora oggi per i lavori che proseguiranno anche nel fine settimana per riprendere le lezioni lunedì prossimo. Animi tristi e allo stesso tempo arrabbiati contro gli autori di un gesto così ignobile. Accanto alla protesta anche le richieste di dotare la scuola di disposizioni di sicurezza adatte perlomeno a limitare le azioni di vandali che continuamente agiscono per fare danni o dei malviventi che portano via il materiale didattico utilizzato per l'insegnamento scolastico agli studenti. La stessa dirigente dell'Istituto Comprensivo Santa Chiara ha sottolineato di aver più volte richiesto l'installazione delle telecamere di videosorveglianza. La lotta al vandalismo non si ferma comunque qui, sono previste nei prossimi giorni altre iniziative per ribadire il proprio dissenso verso questo genere di violenza psicologica.